sentito anche delle dichiarazioni del collega Fedriga rispetto alle primarie, no? Allora, non lo dice Forza Italia, ma lo dice un esponente del Partito Democratico, no? Emiliano dice le primarie o sono vere o non si possono fare. Allora, cerchiamo di sfatare il mito delle primarie, no? Perché queste primarie che sono sempre state giustamente e correttamente invise dal Presidente Berlusconi, allora, o sono messe in una condizione di autenticità e veridicità, oppure queste primarie mi fanno semplicemente ridere, no? Quindi, allora, andiamo a proprio mettere in norma, no? Per legge le primarie, e allora a quel punto possiamo farle, ma farmi prendere in giro dalle file dei finti aderenti, questa è una roba che francamente non ha senso. Allora, primaria, qua il punto è che bisogna trovare una sintesi sicuramente sulla candidatura e soprattutto sul programma. Quindi meglio la fucina, quella varata Ma chiesta? in realtà sì, ci sono stati dei risultati rispetto a questa fucina, non possiamo negarlo perché abbiamo visto i risultati elettorali raggiunti con questa specie di fucina, no? Di studio un po' associato, no? Di Rispetto di coordinamento, diciamo, tra coordinamento, partiti. esattamente. E su questo tema noi proseguiamo, chiaramente non possiamo non rilevare che le turbulenze nazionali si ripercuotono anche un po' sul territorio periferico. Bisogna trovare sicuramente una sintesi, ma anche nell'approccio delle tematiche che riguardano, come dicevo prima, un programma che possa essere un programma sì, fattibile.